In questa nostra casa nuova, in questa nostra casa di radio dove c'è un'allegria incredibile. Sono Geo, sono le 17:04 minuti, c'è Paolo in regia e soprattutto ci sono gli interpreti di questa canzone bellissima. Un grande amico di Radio Bruno, Biagio Antonacci, l'artista più conosciuta al mondo, Laura Pausini. Ciao! Anche io amica. Anche tu amica nostra. Anche io tutto il mondo, scusa. Però Biagio i quattro grammi ancora. No, Biagio li ha presi con me alcuni con perché li ha scritte lui le canzoni. Ma non sapevo che non sei informata tutto. No, sono informatissima. Guarda la telecamera. Ma siamo in diretta anche TV. Diretta TV. Volevo salutare mia zia che ha preso una casa in questa zona ultimamente. Ma come si chiama? Sì, ridi. No, vabbè, ma guarda che... Non sto scherzando. A Carpi, come fai a sapere che è di Carpi? Allora, salutiamo anche tutto il vostro fans club. Ma fatti un po' i Carpi tuoi, dai. Sentite, diamo appuntamento invece agli ascoltatori a domani sera a Bologna al Dallara. Sì, domani sera cantiamo a Bologna, io finalmente posso cantare col microfono e non solo sotto la doccia tutte le mie canzoni preferite di Biagio. Ah, bello questa cosa. Sì, perché io sono fan, sì, sappiamo. Sì. E ho avuto la fortuna poi di conoscerlo e non solo di poter cantare delle canzoni che lui ha scritto per me. Ma non mi bastano, guarda che si cerca. Se ci guardate nel canale 256, cerca il profilo migliore. Potete va guardare bene. Anche come Biagio è figo oggi. Lato destro del cuore. Lato destro del figo, guarda. Sentite, hai visto? Ma... è detto da una figa vale triplo, occhio. Ma è vero che questa canzone comunque... noi ci facciamo un sacco di complimenti. Ce la cantiamo e ce la, come si dice? Ce la, vabbè, ce la sogniamo, dai. Ce la sogniamo, ce la cantiamo. Beh, scusaci, tesoro, fare interviste con noi è un casino. Te lo dico. Esatto. Vuoi che venga al posto tuo? Mi ero preparata. Non è che riesco di più, Allora, io volevo sapere una cosa. In questa nostra casa nuova, questa canzone doveva far parte del nuovo album di Biagio in uscita prossimamente. Laura l'ha sentito, ti ha detto... Scusa, cioè lo vuoi farti da solo? Ma era già successo un'altra volta, Una volta su un altro brano che tra l'altro cantiamo domani sera, che lei canta questa canzone mia, che ha ascoltato la prima volta il ritorno in aereo da... oggi allora, sono un po' impastato. Secondo me cambia il tempo quando si succedono queste cose con la bocca, no? Sì, cambia tutto. Basta che dici bocca va fuori di testa. Vabbè, allora, non lo dico più. Praticamente, ragazzo, siamo messi così, ragazzi. Noi quarantenni, perché... over 40 non si sa fino a dove. Ci sono dentro anch'io. Ecco, oggi mi hanno scritto sei invecchiato tanto. Chi? Te? Ma a me mi scrivono tutte che sei un figo dell'ucilante. L'ultimo anno che sta con me si è diventato ancora più buono, vero ragazzi? È vero che gli curi il look? È vero, ma che look? Se lo cura da solo, mica io faccio. Mi cura il look, mi fa la valigia, ma cosa dici? Guarda, non c'è da fare, mi dice quante mutande devo portare, ma i calzini quanto devono essere lunghi. Solo i calzini, perché una volta abbiamo fatto il videoclip di Il coraggio di andare. A un certo punto ci hanno mandato un'immagine e hanno detto montato, finito, editato, e gli ho detto si vede un pezzo di calzino e un pezzo di carne e poi il pantalone, ma mi sembra una cosa di che allora, non va bene. Ha preso un pennarello e ha dipinto sopra la carne. Abbiamo cambiato scena, ovviamente. Però dopo da lì lui è stato attento con i calzettini. Fammi vedere. Ah no, oggi c'ha le ciabatte, che a lui gli piace tanto stare con gli zoccoli. Quindi descriviamo agli amici che ci ascoltano e basta. Come si chiamano questi qui? Come si chiamano? Zoccoli, bellissimo. È tipo zoccoli. I sandali, sì, sono zoccoli. No, perché lui è l'uomo del sandalo. Ecco, capito. Però lo vedete, guarda come si guarda. Si comunque, piace. Ragazzi, oggi ti piaci tanto. Allora, l'intervista siamo vestiti uguali e non ce lo siamo argomenti detti. Psicologici pazzeschi l'intervista. Stiamo entrando nel profondo. Cioè, come se... Devo stare zitta allora. No, per carità, ci piace questo intro che abbiamo fatto noi, molto filosofico, no? Ah, esatto, sì. Ma noi alla fine siamo voglio dire, siamo due persone che per fortuna cantano come mangiano e come parlano. Beh, io, e viceversa mangiano come tanto. Parlano. Allora, siete due grandissimi amici da 25 anni. Sì. Quindi questa grande amicizia durante le date, no, del tour si è consolidata ancora di più oppure per qualcosa? Se gli cambi i calzettini mi sa di sì. Ti mancherà Biagio, Laura, lo so. A me manca già, tipo, ho detto, ma stasera... Sì, lei adesso... Ci vediamo perché adesso voglio di tanto. Adesso abbiamo deciso che anche dopo, di solito dopo i concerti, Laura va sempre a dormire, capito? Io faccio stanca. Silenzio vocale, sì. Anch'io. Sì, credici. Io faccio silenzio. Ma Laura non manda mai WhatsApp vocali, proprio no, per salvaguardare la voce. No, lei no. Tu invece solo... sì, magari. No, lei apre un po' di chat, ma non tante.
5, ultimamente 6? Pochissime. Ultimamente ha rallentato, cioè, ma adesso vediamo, c'è la chat di Radio Bruno. Nel tele. Esatto. No. Allora, mentre guardate la chat, dopo che vi dico fatto, quante chat abbiamo, ti dico. Perfetto. Adesso vai avanti pure te. Mentre Laura le conti, e sentiamo una tua canzone bellissima, la mia, scritta proprio da Biagio. Allora, scusa, sti cazzi, cioè, proprio questa andiamo. Hai preso. Vabbè. Vivimi, qui si sta cantando 17:13 minuti su Radio Bruno in compagnia di Biagio Antonacci, Laura Pausini. Allora, ciao ragazzi, io... che piacere, grazie. Intanto no, allora grazie per questo invito. Laura è venuta, credo, per la prima volta a Radio Bruno. Sì, sì, siamo molto contenti. Grazie. Di... È fighissimo qua, eh. Non so se le persone possono venire a visitarlo. Adesso, certo, io faccio un invito. Sì, 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 fanno il biglietto la mattina, dalla domenica, tutti, dalle 13. Vabbè, è un posto bellissimo. Le radio in Italia non è che tutte sono belle, anzi, insomma. Ecco, e allora praticamente questa qui bisogna dirlo bene, che questa, è una bellissima radio. Nuova, radio. Sì, una radio nuova, e beh, il presidente nuova, investito... io l'ho sempre ascoltato, ah beh, perché è appena rifatta. Come sede, sì, dal come 2014. Sede, perché siccome io sono emiliano romagnola, io l'ho sempre ascoltata. Ma quando eri piccola ascoltavi Radio Bruno? Beh, tutte le volte che vengo verso in qua dell'Italia, arrivo e vedo Radio Bruno, scusa. Oh ragazzi, abbiamo uno spottone della Pausini per Radio Bruno. E anche Biagio, eh? Capito? Anche Biagio che sente. Beh, ma io la conosco, mi telefona e mi dice, porca vacca, Radio Bruno non ci passa. Allora, non è vero, vi una volta tantissimo. Ce lo siamo detto, Radio Bruno non ci sta passando, quindi adesso dobbiamo intervenire come romagnolo, perché lui è venuto a vivere in Emilia Romagna, ragazzi. Lo so, cioè, infatti la data di Bologna di domani è importantissima per voi. È importante, vabbè, insomma, dai. Allora, io sono pronta. Era bellissima, vai vai. Sei sono importante, fatti sentire. Radio Bruno. Bravo. Ringraziamo anche tutto il fans club. Allora, appuntamento domani sera al Dall'Ara di Bologna, il 17 invece di luglio in quel di Torino, e il 20 di luglio a Padova. Ma no, sì, abbiamo ancora sei date. Ma arriviamo da molta, da molta lo gavetta, so, lo so. In generale molta gavetta, ma anche molte date, Sì, sì, lo sì, so, è tantissimo. Laura, ritornando invece a Vivimi, è una canzone che è stata addirittura tradotta con una cover in cinese. Ah, è vero? Pazzesco. Poi ce n'era un'altra, una tipa che era anche bella, per cui gli ho detto di no. E chi era? No. No, perché è serio. No, sto scherzando, no, ovviamente, no. No, quella là che ti ho mandato, che vuole giapponese, che voleva fare anche lei una cover di... Beh, me lo dici adesso? No, andavo, te l'ho detto, l'ho detto Graziano. Gli ho detto, mi dispiace, questa non gliela do perché dopo mi dà fastidio. Ah, va bene. Perché io sono gelosa, Lo so, l'abbiamo capito. Scusa, eh? Non ho capito. Però io accetto tutto. Cioè, lei come tutte le donne, capito, no? Loro possono essere gelose e noi invece un pochino se meno. Con gli altri ballo il twist. No, perché, esatto. Allora, praticamente, a me dà fastidio se lui... Cioè, scrive delle canzoni per le altre ragazze. Deve farlo solo per te. Sì, perché io sono qua a disposizione. Cioè, è la voce tutta lì che canta per lui. E il suo modo di scrivere è perfetto per me, secondo me. E quindi, però, io mi è successo che ho cantato anche delle sue canzoni insieme a degli altri cantanti, esatto, stranieri. Che, sì, esatto. Ma perché devi sentirti felice? Perché. Per esempio Alejandro Sanz, che è un cantante veramente molto importante, star latino, sì, è un cantautore, tra l'altro non canta mai canzoni di altri, ha sentito Vivimi e mi ha chiesto di farla insieme in spagnolo, e quindi gli ho detto, Biagio, cioè, questa è una grande opportunità, la faccio? Sì sì. Sì, sì, infatti l'ha fatta benissimo, devo dire la verità, anche Alejandro. Però Laura, io so che Biagio è geloso di Ricky Martin e della tua amicizia, scusa! Cioè, dai, fai vedere che balli meglio mondo di lui. Stress, ragazzi, dai. Domani sera Dall'Ara, forse non avete capito che succede la qualunque. Abbiamo capito. Cantiamo tre ore, in queste tre ore ci sono musica, momenti rock, momenti pop, ballate romantiche, acustiche. Ballate normali, cioè ballate che balliamo normalmente. E Biagio farà Laura vedere balla delle sue caratteristiche che non si possono adesso anticipare. Ma il movimento di bacino, cioè ti scatenerai. Non si può, guarda, non si può dire, scusami, però venite lì a verificare di persona, che qua è il livello altissimo. Ma è vero che all'inizio la scaletta prevedeva 4 ore e 45 di musica? Tu sì, l'hai scelto, rispondo Laura? Rispondo io, sì. Io non parlo più, cioè sono... Allora, mentre Biagio si riprende, sentiamo una sua canzone bellissima. Ogni volta, dai, Iris, tra le allora tue poesie. Scusa, ma qual è Iris? Di che cosa stiamo parlando? Un po' più famoso, scusa, no, non Iris. Chi l'hai dedicata a Iris? Iris, l'ho dedicata a una ragazza che si chiamava... La conosco anche... Occhio! Volete cantare? Sì. Dimmi dove, dimmi come... E a che ora inizieremo a Bologna? Alle 9 in punto. Sei sicura? Sei sicura? Sei sicura?
Siamo sicuri perché siete sicuri? Lo spettacolo, come abbiamo detto prima, dura 3 ore. Ci sarà ovviamente anche Iris, perché non poteva Iris mancare. Arrivano degli schiaffoni, vero? Enormi. Mamma mia, ragazzi. E, no, vabbè, allora per dire che a mezzanotte bisogna spegnere negli stadi, bisogna staccare il volume. Quindi la corrente proprio. Il nostro spettacolo dura 3 ore perfette. Però come ci si prepara a 3 ore di concerto? È tosta, eh? Noi otto anni che ci stiamo allenando. Lo so. Cioè, nel senso che comunque veniamo... Però, cioè, quando fai un tour ti devi allenare, ha ragione. Cioè, comunque, assolutamente. Lui è più bravo perché si allena comunque sempre, al di là del tour. Cioè, quando lo chiamo è sempre sul tapis roulant. Non so. Ho un rapporto però molto intimo con lui. Benissimo. Io più con la forchetta, però... Avete capito, insomma, l'atmosfera di domani sera a Bologna, al Dall'Ara? Cioè, secondo me è un live, il vostro, assolutamente da non perdere. Un appuntamento da segnare secondo in agenda. Secondo me te sei venuta bene, capito? Non solo una perché volta, hai dato un concerto della Madonna. Cioè, non stiamo scherzando. Ma più che altro che è una cosa unica. Che esatto. In effetti sarà difficile poi vedere comunque due persone che si vogliono bene in questo modo, che si stimano e si rispettano. Perché credimi che salire sul palco, se non hai, ripeto, l'affetto, la stima, se non sai anche condividere le cose belle, gli artisti fanno sempre casini, eh? Sì, è vero. Anche se non ci sembra. Ci sono troppe gelosie. Immagino. Guarda, quando lei ha suonato con Ricky Martin, litigavano tutti i giorni. E andiamo sempre tutti lì con anche Ricky. In Colombia ha fatto un concerto. Ma non è e vero. E hanno litigato anche su canali di Suez. Insomma, è un rapporto molto conflittuale. La differenza tra me e lei è che ci vogliamo molto bene e ci rispettiamo sì, molto. E parliamo vede una lingua molto comune. Quindi è un appuntamento live, non da vedere una volta, più volte. No, rimandiamo vedevo anche ragazzi, a Padova il 20 di luglio. Noi non faremo CD, sì, non faremo DVD. Ah. Quindi è una cosa che è un po' un concetto, diciamo, romantico del volersi avvicinare alla musica live, che è un po' esatto, quello che ultimamente, peraltro, anche per il nostro passato un po' mancava, nel senso che ogni volta che facciamo dei concerti noi ci mettiamo tutta l'anima, no? Però poi dopo esce fuori il DVD e quindi hai la possibilità di rivederlo, che è una cosa bellissima in effetti. Però Biagio, uno dei primi giorni che ci siamo visti per parlare della nostra scaletta, mi ha raccontato quando è andato a vedere Bob Marley a San Siro. Wow. E di cui non c'è niente, forse sì, qualche foto, però qualche foto, ecco, sfocata. Come lui me l'ha raccontato, mi ha fatto vivere un'adrenalina che non so, le parole, i suoi occhi, il suo modo di esprimere quell'emozione che ha vissuto lì, sì, mi ha fatto pensare, ma... Lasciamo un segno nella testa, no? Raccontare, proprio con emozione. Guarda che fra, non so, 10, 20 anni, 30 anni, la gente dica: io c'ero, ci sono andata a quel concerto lì. E Laura ha fatto quello con Biagio che faceva quello. Cioè, raccontare una esperienza che voi vivete con noi va al di là della foto che fai col telefonino. Però voi siete abituati a tanti live, ma condividere il palco, soprattutto con un amico, una sorella, un fratello, alla fine. Delle volte quando faccio le canzoni da sola, che poi ne sono tante perché cantiamo quasi tutto insieme, però... a me mi manca, ogni tanto mi giro, verrà, adesso viene. Adesso arriverà, adesso tornerà. Ma in effetti siamo un po' sguarniti quando siamo soli, perché è talmente bello quello che abbiamo costruito, l'insieme, la scelta della scaletta. Poi ragazzi, qua c'è tutto il fans club. Abbiamo tutti, abbiamo... Ci sono domande, ci sono le domande, no, del Gufo. Il Gufo è un suo mega fan che... Però bisogna sentirlo. Vieni qua, vabbè, vieni qua, Gufo, vieni qua, dai. Gufo, dai, fatti, corri! Avevi i capelli lunghi come me, un tempo. È un onore in mezzo a voi perché vi amo tutti e due, veramente. Vai, allora, scusa, se sei anche... Andiamo con la domanda, dai. Io ho visto il concerto di Roma e... Vi giuro, la luce che hanno nei loro occhi quando si guardano è vero. Allora, voi guardate la loro luce e capite che il concerto è da vedere. Io lo dico sinceramente perché... Però te sei anche un nostro fan. Cioè, se non fossi nostro fan... È uguale perché... Se fossi fan di Ricky Martin. Esatto, fan di Ricky Martin per lo stesso, perché voi date quell'empatia che ci vuole in un concerto. Cioè, io... Ha ragione, Gufo, ma si vede anche da questa intervista. E non vengo lì per... Perché c'è Laura e Biagio, vengo perché io amo le mie emozioni, quindi voglio regalarmi a me stesso del piacere. Bravo, bravo. Grande Gufo. Ed è questo così il motivo per cui storici si va dei live. No. Sentite, bello, invece, a proposito di canzoni, che continuiamo con la nostra scaletta, sì, meravigliosa, no, perché scegliere tra, grazie, le vostre canzoni bellissime è incredibile. La prossima, grazie, però, l'abbiamo tratta, Laura, dal tuo 20 Greatest Hits, sì, questa versione speciale di Tra te e il mare. Abbiamo anche in esclusiva per gli amici del canale 256 le immagini del live con questo bello video. Proprio una sorpresa per voi, per gli ascoltatori.
fermarmi, certo. Perché questo è del tour che poi hai fatto a Taormina, avevo fatto. Ah, ne parliamo dopo. Non so di che data è questa. Vai, vai. Non ho più paura. Radio, veniamo in radio, non per sentire le canzoni. Tra te e il mare. Meraviglia, one more, meraviglia. One more. Anche voi che ci ascoltate in negozio. Da aspettare. Grazie. Domani sera al Dallara, Laura Pausini, Biagio Antonacci. Wow, non perdetevi questo show pazzesco. Supporter Ricky Martin. Senti Laura, ma lo potevi portare Ricky Martin a questo punto? Ma no, scusa. No, io sto bene con Biagio. Non viene, non viene perché è geloso anche lui. È una persona stupenda, però questo è il nostro è il vostro tour, infatti. Ma tra te e il mare, è vero che è la canzone che conclude la serata? Sì. Ma no, come sì? Non sì o no? Ma non te lo possiamo no, dire. No, ma che sì, beh, volevo dire sì, non possiamo mica dire tutto quanto, dovete venire a scoprirlo. Però posso dire una cosa, è la prima canzone che ci ha iniziato questa nostra collaborazione, sì, con questa canzone. Esatto. Quindi è stata la prima che ho scritto 2000 per lei. Era il 2000 e da lì è iniziato tutto il nostro. Perché quando Laura ha partecipato a Sanremo Giovani, tu io ero nei Big, nei nel Big 93. E ha inviato un telegramma che secondo me tu hai incorniciato, certo, Laura. Certo, tutto a casa, fantastico, nel fan club. Com'è che diceva, sei la migliore e per questo vincerai, una cosa simile? Sì, una roba tipo così. Senza però per questo. C'era scritto anche, cioè ovviamente quando c'era scritto Biagio Antonacci sono andata fuori di testa. Immagino. Ho chiamato tutte le mie compagne di classe e ho detto, oh, mi ha scritto Biagio Antonacci, non so se è veramente lui perché... Poi, ma tu sai, piangevi ancora un po' per Marcoli, eri ancora un po' triste. Sì, ma io non è che ero innamorata di te, però te eri Biagio Antonacci, no, mi avevi fatto piangere, no, certo, con le tue canzoni per Marco. Sì, ti avevo aiutato a risolvere quel problema. Beh, insomma, aiutato, non mi ha cagato di scritto. Ma poi negli anni vi siete, insomma, appoggiati, no, come amici, consolati, sì, sì, nelle vostre vicende d'amore ed è arrivato Tra te e il mare. Sì, perché era il momento in cui lei, secondo me, doveva cantare una canzone diversa, no? Io la vedevo sempre, l'avevo vista. Sì. Un pochino con un linguaggio, diciamo, era già grande, no? Voglio dire, quindi aveva già fatto delle cose importantissime, era già molto famosa in tutto il mondo. E io volevo provare a fare una cosa diversa e così, quasi senza neanche saperlo, ho scritto una canzone che lei poi ha prodotto, riprodotto e cantato in tutto il mondo. E io prendevo la SIA, ma questo è un dettaglio. Meno male. Ma è vero che quando non parlate di musica parlate di case? È beh, vero? Case spesso. Sì. Perché siamo due appassionati. Io volevo fare l'interior designer o l'architetto. E Biagio è geometra. È anche lui un appassionato. Delle volte mi dice, là c'è un'occasione in quel posto là. Sì, bisogna mandarla a vedere. Ogni tanto mi dice, no, adesso c'è, capito? Allora mi piace. Io per esempio ieri sera... Cosa hai vabbè, fatto? Niente, sono cose. Ma si può dire, dai. No, magari non ve ne frega niente. Cioè, no, no, lo vogliamo hai sapere. Hai giocato quel gioco interior? No, quello ho giocato adesso per venire. No, praticamente c'è un ufficio a Milano che devo farlo diventare appartamento, quindi devo fare la richiesta, sì, sì. E poi dopo cambiare la disposizione. Quindi ieri notte mi sono messa a fare tre progetti diversi per capire se posso spostare i muri. Li hai portati? No, ce l'hanno il computer adesso. No, vabbè, ma io non ci posso credere. Cioè, dopo io te lo faccio vedere. Devo ristrutturare casa, ma ho già il progetto, altrimenti lo chiedevo a voi. No, scusate, lui ti fa il progetto, io te lo ristrutturo. Faccio un capitolato veloce. Invece, per quel che riguarda il live, quanti cambi di costume, di vestiti ci sono? Pazzesco. Guarda, io pensavo di più, mi sono intristito. Pacchi lustrini, poi. Allora, inizialmente erano 6, me l'ha fatti togliere, ovviamente. Cioè, no, allora, ecco. All'inizio eri 6, ti ricordi? Sei sicura? Sì. Io all'inizio ero 10, adesso sono, mi sembra, 7. E lui invece è 4. Tre e mezzo, perché una volta si cambia solo la camicia. Dai, almeno quello. Beh, ma in 3 ore, tesoro mio, è un'ora a cambio. Beh, ma è un concerto che non capita mai più, sono 11 date. Cioè, ti devi mettere in base. Per esempio, adesso sveliamo una cosa. A un certo punto lui fa una canzone dove io non canto, ma ballo. Una canzone famosissima di Biagio, dove tutto il pubblico balla. Si scatena. Scatena. E lì non è che potevo essere vestita, cioè dovevo vestirmi adatta al tema della canzone, che poi ha i colori, tra l'altro, di Radio Bruno. Sì, giusto. Quindi giallo e nero. Giallo e nero. Quindi chi verrà domani sera e nelle prossime date scoprirà che in quel momento, cioè io mi cambio apposta solo per quella canzone. Quindi prima di quella canzone ho un altro abito, subito dopo mi devo ricambiare per ritornare
nella nostra atmosfera normale, non di quella canzone lì che è un po' particolare. Quindi sì, già quello sono tre abiti. Eh beh, sì. Però allora, devo dire la verità, guarda, se questo concerto... Una fatica però è là dietro. Faticoso perché avanti, è tutto veloce. Sul palco. Però se questo è un concerto veramente internazionale, lo devo lei, perché... Beh, no, ma no, tanto... Anche Luca Tommasini ci ha aiutato. Certo, assolutamente. Io non mai avrei fatto un concerto così impegnativo, così colorato, così pieno di feste, di cose. Però nella vita la curiosità è regina delle nostre teste, della nostra vita. Un artista deve essere curioso, ne parliamo sempre. E devo dire grazie a Laura, perché mi ha fatto aprire un mondo completamente diverso, e mi sono accorto che la gente oggi esce dallo stadio e dice... Cazzarola, questo non è un concerto, è uno show. Sì, sì, uno show da non perdere, ragazzi. Domani sera in quel del Dall'Ara Bologna, vi ricordiamo ancora il 20 di luglio in quel di Padova, e torniamo indietro nel 1992, un giovanissimo Biagio Antonacci cantava Liberatemi. Ma io non mi voglio liberare di loro, li adoro, li vorrei sempre in studio. Siamo qui, Non andiamo mica da nessuna parte. Ancora insieme fino alle 18. Portate due con pizze. Laura Biagio. Sulle mani con non ho saputo io non l'ho interrotta, non è detto Laura. Dimmi Pausini, allora 17:46 minuti, mentre stanno controllando le ultime cose della scaletta, immagino di domani sera Dall'Ara. Biagio, senti, è arrivata Biagio, dimmi tesoro, è arrivato per te una canzone di un emergente che voleva farsi sentire in questa intervista, senti un po'. È Ricky Martin, ti voleva salutare Biagio. Un passito parlante. Ricky, speriamo chi, facciamo finta che questo non sia accaduto e vi perdono. Va bene. Però Biagio, adesso però c'è contro scherzo. Però adesso lui sa un sacco di cose di spagnolo, perché siamo andati insieme in Spagna a fare la promozione della canzone Il coraggio di andare in spagnolo. Bellissimo. E ha fatto le prime interviste in spagnolo, sei stato bravissimo. Ma sì! A un certo punto non so più che cazzo dire, ho preso un microfono di uno che era non so che tele era. Telefinco? No, era tele movida tutta la notte. Ho preso il microfono e non sapevo che cazzo rispondere. Mentre la intervistavano ho messo il microfono anch'io e intervistavo lei. Tenevo il microfono. No, vabbè. Beh, Laura è bravissima in spagnolo. Però, cioè, anche italiano lo parla. No, io lo capivo un po', ma poi era bello stare. Se viaggi da quando c'hai 18 anni fino a 45 e non sai lo spagnolo, sei proprio un zuccone. È come non sapere il dialetto. Scherzando. Ma tanti tuoi colleghi non lo sanno ancora lo spagnolo. Entonces, Laura, perché se viaggi e non impari, allora ti capisci un cazzo. Allora, l'ultima parte è flamenca e non è proprio spagnolo. Esatto, sì, è diciamo catalana. Non volevo dire la parolaccia, era la versione catalana che dire, allora non capisci, ecco. Parliamo invece delle vostre passioni. Sì. Laura, ma è vero che è una collezione di scarpe da paura? Allora, ascolta, diciamo la situazione com'è, perché la scarpa non può essere una passione, perché sennò anche lì sei tarato proprio, perché nel senso, la scarpa alle donne piace. Io quando non c'avevo niente di soldi, non potevo comprarne nessuna e nessuno mi regalava niente, porca vacca. Dopo con questo lavoro spesso mi danno delle scarpe che le uso una volta, poi cosa faccio? Le butto via? No, allora, le conservo, le metto tutte in ordine. Scusa, perché io spero, cioè, tra l'altro io sono l'unica della mia famiglia che porto il 38 e mezzo. No, cavolo, non è il mio numero, se no gliele chiedevo. Zero. Vabbè. No, neanche nessuna mia amica di compagna di classe, hanno tutti 36, 39, quindi spero che mia figlia porterà il mio numero, quindi sono là tutte conservate in ordine. Bene. Invece tu che passione hai, Biagio? Io lo so, il calcio, le perché scarpe Biagio me le ho regalate anche a me. Ah, bravo. Biagio, parliamo di calcio, perché oggi è l'11 di luglio, ma nell'82 che succedeva? Abbiamo vinto, campioni del mondo, noi italiani, mi ricordo, sempre ho fatto una festa pazzesca e abbiamo fatto i rigori in casa. Abbiamo montato. Mamma sarà stata contenta. No, ma ero già grande, ero a casa con dei miei. Che anno era, scusami? 82. Ma cazzo, ero piccolino, 82. Pensavo l'ultimo mondiale. E sono nel 63. Io avevo 8 anni. Io sarei andato a letto presto, non lo so. Io non ho neanche la televisione, quindi non mi ricordo il mondiale in 82. Però il calcio è una tua grandissima passione, il calcio. Sì, sì. Però devo dire la verità: l'Inter. Passione... Cos'hai detto? No, il calcio. Perché lui gli piace l'Inter, avevo capito che avevi detto Inter. Come vabbè, fosse... ma lei milanista. Guarda chi c'è adesso in TV, guarda. Il mitico Armani. Il mitico Armani, cioè, che mitico oggi Armani compie 85 anni. Tantissimi auguri. Tanti auguri, che anche lui, insomma. The King. Re Giorgio. Allora, avete capito che ci ha vestiti, scusa se ti interrompo. Sì. Siamo onoratissimi che il nostro primo vestito e l'ultimo con il quale apriamo e chiudiamo lo spettacolo di domani
è disegnato da Giorgio, esatto, e tutto il suo staff, e siamo veramente addirittura onorati. Addirittura io ho tutto Giorgio, lui nel sì, senso tutto lo spettacolo, mi sono permesso grazie a loro. Quindi abbiamo elencato tutto del live di domani, manca soltanto di venirlo a vedere e ripetere questa esperienza, perché comunque le date insomma ci saranno fino al primo di agosto. Ricordiamo anche non solo domani a Bologna, ma anche il 20 di luglio a Padova. Adoro, dai, perché Padova, dai. Mi sono veneta, Laura, dai, quindi Padova. Che sia anche ai Termini, Padova, che sia anche ai Termini, dai, Termini, demo ai Termini. Allora, proseguiamo. Mi piacerebbe andare ai Termini quando siamo vecchi. Perché io e lui, quando saremo vecchi, vi diamo questa anteprima. Ma non diventerete mai vecchi? Sì, 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 no, diventeremo. Sì, diventeremo. Sì, sì, perché adesso abbiamo visto che c'è già un io prollone. Io prima di lei. Allora, comunque, no, 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 insieme, perché ormai si va bene. Tutto insieme, invecchieremo insieme, va bene, ok? Allora, quindi adesso dovete venire, adesso che siamo ancora giovincelli, così a vederci come siamo bravi adesso, così. Ma se non riuscite perché avete degli altri impegni, noi ci vediamo fra 30 anni. 30? Sì, sì, sì. Che noi andiamo in giro, ne facciamo Laura Biagio Spizzi. Ma è vero. Dillo però, dillo internazionale, non dillo Spizzis. Spizzis. Almeno un po' spagnolo, un po' Spizzis. Mentre Biagio ci pensa, sentiamo una vostra canzone. Quale? Il vostro primo duetto, dai, il coraggio di andare. Allora, dai, dai, che ti volevo col coraggio. Allora, ogni volta è pelle d'oca, perché è una canzone incredibile. Oggi siamo un po' pazzi, però quando cantiamo le canzoni siamo molto più profondi di quello che siamo quando parliamo. Perché siete così pazzerelli, come dici tu. Pazzerelli, pazzerelli. Nell'attesa di uno... Laura Pausini, Biagio Antonacci a Radio Bruno! Allora, che dire? Quando si sta bene, vola il tempo. Grazie ragazzi a tutti. Importantissimi, splendidi. Quando si sta bene vola il tempo. E siamo ai saluti finali. No, non è possibile. Anzi, oggi chiediamo alla redazione del telegiornale, del radiogiornale, di lasciare spazio a noi, tanto esatto, le notizie sono sempre le quelle, che non ce ne possiamo più con tutte queste notizie. Le nostre allora sono bellissime, vogliamo fare il volo? Allora, vai. Milano. Biagio Antonacci. Biagio Antonacci ha deciso di girare nudo per strada libero. Uela! Bella questa notizia. Ravenna, Laura Pausini ha regalato una cosa bellissima a una persona che se la meritava e lo ha fatto in silenzio. Yeah! Brava! Ma in realtà ieri è successa una cosa bellissima, o stamattina, anzi penso stamattina. Quando? No, ieri, scusatemi. Allora, Milano Marittima, che c'è stato un grosso problema, no? Certo, ancora una volta noi Emiliano Romagnoli abbiamo dimostrato che quando per esempio andiamo in giro mi chiedono come mai con la tua costanza, determinazione, ma viene dalla terra, ragazzi. Sì, non sì, è perché uno fa il cantante o uno fa... Allora, tutte le persone che si sono occupate di mettere in ordine gli ombrelloni, i bagnini, i lettini, cioè volatilia, la mattina alle 8 era passato il disastro lì, ma alle 19 era tutto una roba che veramente è altissimo livello. Un applauso a tutti le persone che si sono occupate delle nostre riviera, grandi, e allunghiamo l'applauso a tutte le persone colpite dal maltempo ultimamente, davvero una grandissima forza. Allora carissimi, Laura Pausini, Biagio Antonacci, è stato un piacere enorme. Vedi che non vogliamo andar via veramente. Volete star qua? Cioè, io li tengo qua. Invece ci dobbiamo salutare. Ma non mi porta a mangiare quello lì che avete qua? Cos'è che si mangia qui? Il gnocco fritto? Anche quello. Va bene, qua devo stare dentro i vestiti fino al primo bisogna di agosto. Bisogna andare a cantare domani sera, quindi vi dobbiamo non lasciare. Non possiamo parlare più, scusaci, ma noi dopo le 5 che mi dice Bomboccelli non parliamo più. Vabbè. Ora finiamo era in playback. Prima, comunque vabbè. Vabbè, allora, finiamo in playback. Vabbè. Appuntamento il 12 domani al Dallara di Bologna, vi ricordiamo tutte le date naturalmente, un concerto più bello dell'altro, andarli a vedere tutti anche il 20 di luglio in quel di Padova. Grazie Biagio, grazie mitica Laura, grazie, grazie a te, grazie bellissima, a Club. Ciao, a domani e tutte le date del nostro tour, un bacione, ciao, grazie ancora. Linea quindi alla redazione, poi dopo riprendiamo con la seconda ora, a dopo. E arriva Ricky Martin.